ritrovati all'appuntamento con Diocesi in Forma, la rubrica a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi. Il notiziario propone alcuni appuntamenti in programma. In questi giorni, sino al 14 febbraio, si svolge la giornata di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico in collaborazione con la nostra Caritas Diocesana. Sul sito le farmacie che aderiscono alla raccolta nelle città della Diocesi. Venerdì 11 febbraio ricorre la 30ª giornata del malato. In diocesi la Santa Messa, presieduta dal Vescovo Domenico Cornacchia, sarà celebrata alle ore 18:30 presso la parrocchia Immacolata di Molfetta. Il 19 febbraio parte Imprenditori si nasce o si diventa, il percorso di accompagnamento alla creazione d'impresa per giovani dai 18 ai 35 anni, promosso dal progetto Policoro in collaborazione con la Pastorale Giovanile. 30 ore di formazione gratuita. Iscrizioni fino al 12 febbraio tramite il modulo presente sul nostro sito. L'Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare propone un weekend di riflessione per famiglie, fidanzati e coppie animatrici della Pastorale Familiare. Sabato 19 febbraio alle ore 19:30 presso la parrocchia Madonna della Rosa in Molfetta, Don Paolo Gentiloni, già direttore nazionale dell'Ufficio CEI per la Pastorale della Famiglia, tratterà il tema Vivere il per sempre nel contesto della cultura odierna alla luce di Amoris Laetitia. Domenica 20 febbraio, festa diocesana dei fidanzati e giornata della vita. Il programma dettagliato sul sito. Per il quarto anno, l'equipe diocesana del progetto Policoro, in collaborazione con il Movimento Studenti di Azione Cattolica, propone Il tuo domani inizia oggi, percorso di orientamento alle scelte future per gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori. Il percorso sarà articolato in 4 appuntamenti mensili, da febbraio a maggio. Partirà online martedì 22 febbraio per proseguire in presenza presso la parrocchia Cuore Immacolato di Molfetta. Tutti gli appuntamenti e le modalità di iscrizione sul sito diocesano. Passiamo ora brevemente in rassegna le notizie e gli approfondimenti presenti sul settimanale diocesano Luce e Vita numero 7 di domenica 13 febbraio 2022. Cosimo Altomare, direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale, dedica l'editoriale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della sua rielezione al Quirinale. Grande testimonianza di dedizione a favore del bene comune. A pagina 2, Don Nico Tempesta, direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano, invita a riflettere sulla celebrazione dei sacramenti di iniziazione cristiana, talvolta ancora lontana dall'essere espressione di autentica fede. Si sono svolti nei giorni scorsi gli incontri cittadini tra i referenti parrocchiali del Cammino Sinodale. A pagina 3 un primo resoconto e i nominativi individuati per il Consiglio Pastorale Diocesano in fase di rinnovo. Il paginone questa settimana è dedicato al ricordo di due sacerdoti della nostra diocesi venuti a mancare nelle scorse settimane. Don Antonio Azzollini e Don Michele Marella. A seguire, Insieme per la pace, preghiera, testimonianza, riflessione, a cura di Susanna Maria De Candia. Un resoconto dell'appuntamento presieduto dal Vescovo Cornacchia lo scorso 30 gennaio presso la parrocchia Madonna della Pace in Molfetta. È possibile ascoltare gli interventi grazie alla registrazione della diretta curata dall'Ufficio Comunicazioni Sociali, inquadrando il QR code presente sul giornale. Infine, Audiant, la rubrica dedicata all'Episcopato di Don Tonino, ci aiuta ad illuminare il cammino sinodale. Questa settimana Cosimo Altomare si sofferma sul tema La piaga del clericalismo e la laicità come vocazione. E in ultima pagina, ANSPI, luoghi di belle relazioni, del servizio e del coraggio. L'esperienza vissuta dalla Concattedrale di Ruvo di Puglia. Auguriamo a tutti voi una buona lettura.